Professoressa Monica Piantadosi, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Gianola a Formia, proseguono le attività di orientamento da parte della vostra istituzione scolastica nei confronti soprattutto delle famiglie in vista appunto della formalizzazione dell'iscrizione per l'anno scolastico 2019-2020. Quest'anno la vostra offerta formativa si è arricchita, perché? Allora, sicuramente intanto mi presento, sono la dirigente dell'Istituto Alberghiero Angelo Celletti e buongiorno a tutti. E devo dire che il nostro istituto è sempre un punto di riferimento per tutti coloro che intendono avviarsi verso una carriera di sicuro successo nel campo enogastronomico, turistico e alberghiero. Questo perché? Perché i nostri ragazzi, grazie all'attività laboratoriale da un lato e grazie allo studio e all'approfondimento delle discipline sia dell'area generale che dell'area di indirizzo, costruiscono il loro curriculum, il loro percorso di vita, arricchito anche dalle attività di alternanza scuola-lavoro e di stage. Quindi una scuola di eccellenza, una scuola che garantisce in un periodo storico dove la ricerca di lavoro risulta difficile, garantisce grandi opportunità lavorative in linea con il titolo di studio conseguito, e questo è un aspetto fondamentale da sottolineare, ma anche una solida preparazione per il proseguimento degli studi a livello universitario e di alta formazione. Enogastronomia, che peraltro è la cucina, poi l'arte bianca e la pasticceria, il bar, la sala, l'accoglienza turistica, i servizi commerciali e poi i corsi di secondo livello, che sono molto più vulgarmente conosciuti come corsi serali. Sono un po' questi i pilastri della vostra struttura didattica? Assolutamente sì, avremo insomma una serie di date di open day, perché siamo pronti, apriamo le nostre porte, perché comunque noi gli open day li facciamo durante l'orario curricolare, quindi facciamo vedere proprio com'è la nostra struttura nella mattinata, durante la mattinata, con tutte le attività in corso, orari, quindi percorsi diciamo disciplinari, percorsi laboratoriali, e tutte le date, tutte le nostre diciamo attività, che non sono solamente quelle di open day e quindi di scuola aperta, ma abbiamo Celletti Day, a lezione di enogastronomia e ospitalità alberghiera, show cooking già fatto nel mese di dicembre, ne faremo un altro adesso a fine gennaio presso il centro commerciale Itaca, momenti di confronto importanti, non semplici eventi promozionali, come voglio sottolineare. Tutto questo è sul nostro sito www.alberghieroformia.it, vi invito a visitarlo. Voi avete una grandissima peculiarità per la quale siete un po' invidiate da altre realtà scolastiche del comprensorio: avete un luogo che si chiama Convitto, dove praticamente gli studenti, quindi soprattutto fuori sede, possono continuare a studiare, a socializzare, non tornando a casa, cioè facendo tutto in loco. Sì, sì, quindi abbiamo diciamo la possibilità di ospitare gli studenti fuori sede, sia, diciamo, parliamo sia di convittori che di convittrici, con due diciamo situazioni separate, e che hanno diciamo diamo così l'opportunità anche a coloro che sono fuori dalla regione, diciamo, quindi fuori dalla nostra provincia di Latina, di poter accedere al nostro istituto e di avere poi anche un supporto nel sostegno dei compiti, nel sostegno delle tutte le attività, una serie anche di attività che vanno oltre quelle curricolari, che ovviamente servono sempre per la formazione e il successo formativo dei nostri studenti. Successo formativo, e devo dire che quest'anno grandi successi abbiamo avuto proprio con diciamo, i nostri studenti. Infatti abbiamo diciamo, la possibilità che gli studenti che si sono diplomati o ex studenti che hanno avuto la possibilità di entrare con il superamento di test molto severi di ingresso, sia l'ammissione in Svizzera del Vatel Switzerland Hospitality Management, che è una scuola di alto prestigio, ma soprattutto 7 dei nostri studenti sono stati ammessi al corso di alta formazione a Tione, grandi opportunità che si possono diciamo ottenere solo se alle spalle c'è veramente una solida preparazione. E c'è di più, c'è dell'altro, sono stati ammessi anche alla prestigiosa Alma di Parma per la preparazione di studenti chef, chef che andranno poi ad essere inseriti nella ristorazione stellata sia a livello italiano che a livello europeo, e la partecipazione anche di studenti a corsi universitari, e uno di questi nostri studenti è stato addirittura chiamato dalla Ferrari, per noi motivo di orgoglio per il nostro istituto. Io sono molto orgogliosa dei nostri studenti, perché certo c'è stato, ma il nostro istituto li prepara, e il Celletti è in grado di assicurare una preparazione professionale e culturale anno dopo anno. Quindi i ragazzi veramente li prendiamo per mano e li accompagniamo dal primo anno al quinto anno.
Presidente Piantedosi, 2019, quest'anno si compie un anniversario importante, si festeggia un anniversario veramente prestigioso, 45 anni dalla fondazione di questa, che possiamo definirla, è una università dei servizi turistico e anche ricettivi in Italia, ma come diceva poc'anzi lei, anche fuori confini nazionali. Sì, assolutamente sì, e questo riconoscimento non è che ce l'ho, diciamo, è un autoreferenziale, ma ci viene proprio dato anche da articoli sul giornale che sono usciti in concomitanza proprio con la missione dei nostri studenti al corso di Tione, dove si parla di una delle scuole più prestigiose d'Italia nel settore. Ma voglio anche aggiungere un'altra cosa: quest'anno, proprio in virtù del 45esimo anno, quest'anno il nostro studente ha ottenuto un concorso internazionale alla 31esima competizione che si è svolta in Olanda, la famosa IHT. Abbiamo ottenuto un bronzo nel concorso cocktail making, quindi motivo di orgoglio e motivo per sottolineare che sacrifici e impegni sono sempre ricompensati da grandi successi e da grandi obiettivi. Una considerazione, bisogna proprio dirlo, Formia e l'intero Istituto Pontino devono dire grazie a questa scuola, perché questa scuola è diventata nel corso dei decenni un po' un bigliettino da visita della immagine, della vocazione turistica di questo stesso golfo. Sì, e questo ci rende molto orgogliosi, e spero che, diciamo, proprio tutto questo ci possa, come dire, sicuramente spingeranno altri giovani allievi a scegliere il nostro istituto, certi di una formazione di alto livello in grado di garantire opportunità prestigiose e post diploma.